Premetto che ho parlato con l'assessore Giampedrone che mi ha spiegato che risponderà solo per la parte di sua competenza, invece l'altra parte è di competenza dell'assessore Rixi, che però è assente, quindi ripresenterò un'altra interrogazione anche alla luce dei dati che confido ci consegnerà l'assessore quando ci sarà anche l'assessore allo sviluppo dei porti. La situazione è molto chiara, ci sono state tutta una serie di incidenti e rinvenimenti di materiale radioattivo all'interno di container dentro i nostri porti liguri. C'è l'ennesima inchiesta aperta che è partita dai carabinieri del NOE nel gennaio 2016, si è conclusa nell'aprile 2017, la più recente, dove sono stati ritrovati 1.305 container movimentati con centinaia di migliaia di certificati falsi emessi. Quindi cosa significa? Che venivano emessi dei certificati falsi su quello che era poi effettivamente contenuto all'interno di questi container, ed è in corso appunto questa ultima inchiesta rispetto alle rilevazioni che ci sono state purtroppo anche quest'anno. Quindi è un problema molto concreto che minaccia la nostra salute. Si trattava nell'ultimo caso di sdoganare attraverso appunto questi certificati purtroppo falsi del materiale ferroso che proveniva dall'Africa ed era diretto al nord Italia. Quindi noi con questa mancanza di controlli, con questo sistema difettoso, consentiamo a materiale tossico proveniente da altri paesi, addirittura altri continenti, di approdare, sbarcare sul nostro territorio, poi diramarsi, diffondersi in tutta il nostro paese, e ovviamente qua nel periodo di stazionamento va ad inquinare non solamente il territorio dove si trovano i materiali, ma anche le merci contenute nei container adiacenti a questi container fallati, e rendiamoci conto che potrebbe anche trattarsi talvolta di derrate alimentari o di comunque materiale come mobilia poi che viene portato nelle case dei cittadini. Quindi la situazione è gravissima. Noi nella nostra interrogazione abbiamo elencato tutta una serie di regolamenti che adesso non leggo tutti anche perché il tempo non lo consente, regolamenti afferenti all'Unione Europea, decreti ministeriali, insomma tutta una serie di regolamenti che vertono al monitoraggio e quindi al reale controllo di quelli che devono essere i materiali che transitano attraverso le nostre portualità. Quindi in base a tutta questa situazione che è davvero inverosimile, inaccettabile, noi vogliamo interrogare. A questo punto leggo solamente la parte che riguarda l'assessorato all'ambiente, visto che l'assessore allo sviluppo non si è presentato. Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione Europea, piano d'azione CBRN dell'UE, documento che non a caso inizia così, cito: negli ultimi 10-15 anni la minaccia che un gruppo terroristico possa procurarsi materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari, i CBRN, ha indotto i governi e le organizzazioni internazionali ad adottare regolamentazioni e programmi di vasta portata per difendere le popolazioni dai rischi correlati. Fine della citazione. Quindi interroghiamo il Presidente della Giunta e l'assessore competente chiedendo un rapporto esaustivo sullo stato di adeguamento alle normative sopra esposte nei porti di Genova, Savona e La Spezia. E leggo soltanto il quesito che invece poi riproporremo all'assessore assente, dove chiediamo di conoscere, alla luce di queste continue reali minacce alla salute pubblica, come intendano salvaguardare il nostro territorio dall'ingresso di materiali contaminati e in particolar modo dal pericolo proveniente dall'inquinamento radioattivo. Grazie. Prego, assessore Giampedrone. Grazie Presidente, ma credo che il tema sia un tema
molto delicato e che vada affrontato sicuramente con grande attenzione da parte di questa giunta. Per competenza ambientale ho, come dire, il dovere di darle tutte le note tecniche per capire come viene gestito il rischio nel momento in cui questo rischio si rivela come tale, quindi come funziona la macchina, così, della messa in moto di tutto quel sistema di tutela ambientale che gestiamo anche da parte, come dire, del nostro dipartimento. Il controllo dei materiali ferrosi in ingresso su tutto il territorio nazionale, a scopo di individuare eventuali sorgenti radioattive presenti, viene effettuato in base al decreto 100 del 2011, che è in vigore da luglio del 2011, che sostituisce integralmente il vecchio articolo 157 del decreto legislativo 230/95, già per parte oggetto di una parziale modifica nel 2009. L'obbligo di tale controllo è in capo ai soggetti privati, infatti rimane invariato l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta da parte di coloro che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di questi materiali. Inoltre si conferma l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. Restano esclusi da questi obblighi coloro che svolgono esclusivamente attività di puro trasporto. Il decreto chiarisce che l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica, che deve riportare anche l'ultima verifica del buon funzionamento degli strumenti, viene rilasciata da esperti qualificati di secondo o di terzo grado, inseriti negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 230/95. Nel caso in cui i rilevamenti radiometrici indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, per quanto concerne le misure da adottare e i relativi obblighi di comunicazione, non si rilevano modifiche sostanziali nella nuova normativa rispetto a quella che era prevista nel 2009. In particolare si ricorda che è obbligo darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per il territorio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione, e quindi qua in questo caso la nostra parte ambientale, alle province o province autonome, alle agenzie delle regioni e province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per il territorio. Per quanto tiene al nostro territorio, ARPAL opera in queste fasi attraverso il centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale ed opera in virtù di una legge regionale che lo ha istituito ed è collocato presso l'unità operativa di fisica ambientale del Dipartimento di Genova. Effettua attività di supporto tecnico istruttorio agli organi territoriali in caso di rinvenimento di anomalie radiometriche. Queste attività risultano finalizzate evidentemente alla salvaguardia ambientale sia dell'incolumità pubblica che dei lavoratori interessati e contribuiscono a formulare un quadro dettagliato a tutte le autorità competenti, in particolare quelle portuali, come lei citava prima. Questa è, come dire, la parte normativa della nostra attività di tipo ambientale al rinvenimento di pericoli o potenziali pericoli. Ho chiesto con una nota del 20 novembre del mio dipartimento di poterle fare pervenire, utile anche forse la riproposizione, poi è un argomento in questo caso più politico rispetto ovviamente alle a riferimento alla portualità, di poter fare avere un rapporto esaustivo da parte del Dipartimento ARPAL che segue questo specifico, diciamo così, questo specifico settore, con nota del 20 di novembre, immagino non appena sarà pronto, glielo farò pervenire, forse arriverà direttamente con la nota che le consegno oggi, alla luce di quello del rapporto che le verrà consegnato, immagino si potrà proporre o alcune valutazioni da parte delle commissioni competenti o se no un altro argomento o in interrogazione o in mozione rispetto alle vostre esigenze. Grazie. Grazie Presidente, grazie Assessore.
Effettivamente il documento che poi lei ci farà gentilmente pervenire sarà molto utile anche per comprendere quali sono effettivamente i margini di manovra da parte di Regione Liguria per poter contrastare questo fenomeno così pericoloso e così inquietante, anche appunto non soltanto dal punto di vista della salute ma proprio della sicurezza, come abbiamo visto a seguito appunto di questo adeguamento, di questa comunicazione della Commissione europea riguardo le potenzialità anche terroristiche che possono celarsi dietro a un mancato controllo di quello che appunto arriva ai nostri porti. Devo però fare appunto un'osservazione di carattere non solo politico, e ha ragione l'assessore Gianpedrone quando dice che la domanda e la risposta per quanto riguarda appunto l'altro quesito che abbiamo posto, insomma quali sono le intenzioni da parte della Giunta, come intende la Giunta contrastare e salvaguardare il nostro territorio alla luce di queste continue e reali purtroppo minacce. È una risposta di carattere politico nel senso alto del termine, perché si tratta di fare una progettazione, una pianificazione, dare una visione e quindi poi passare anche all'azione concreta per risolvere un problema reale che ci attanaglia. Quindi devo purtroppo rilevare che l'assenza dell'assessore alla portualità, con la delega alla portualità, non è tanto un problema che non sia presente, perché per carità un assessore può avere impegni istituzionali così come può avere impedimenti di natura personale. Il problema qui è che l'assessore con delega ai porti non ha fornito nemmeno una nota tecnica che potesse essere letta o guardata qui in aula da parte di un suo collega, e quindi non ha potuto, non ha voluto e non ha saputo dare una risposta alla cittadinanza. E credo che da parte dell'assessore Rixi sia una grave mancanza di serietà.